Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Scusate l'aspetto forse un po' stanco, reduce da quasi 14 ore di lavoro, però prima di riposarci volevo fare questo breve video perché oggi mi è capitato in visita di visitare un ragazzo con un quadro di azoospermia, ossia assenza di spermatozoi nel liquido seminale, seguito benissimo da un collega dell'Alta Italia, è venuto da me per una seconda opinione. Era stato ben seguito, era stata fatta anche una biopsia a livello testicolare per spiegare il motivo di questa azoospermia e effettivamente è uscita fuori una sindrome a sole cellule del Sertoli. Cos'è la sindrome a sole cellule del Sertoli? Noi abbiamo il tubulo seminifero all'interno del quale abbiamo appunto le cellule germinali che vanno incontro a una maturazione, a uno sviluppo, quindi dagli spermatogoni, spermatociti e spermatidi, che tendono poi a diventare spermatozoi ed essere immessi nel lume del tubulo, andando poi verso la rete testis, l'epididimo, dove completano la maturazione che prende il nome di spermiogenesi. A fianco alle cellule germinali abbiamo queste cellule del Sertoli, un po' chiamate le infermiere delle cellule germinali, che hanno numerose azioni, tra l'altro producono una proteina in grado di legare e trattenere il testosterone a livello intratesticolare per un'azione diretta sulla spermatogenesi. Producono l'inibina B che con un feedback negativo riduce la secrezione di FSH a livello ipofisario. Senza entrare nel dettaglio, queste cellule del Sertoli sono cellule indispensabili per portare a maturazione le cellule germinali. Ma nella condizione di questo ragazzo invece vi era una condizione eccessiva, cioè una presenza esclusiva di cellule del Sertoli con assenza quindi di cellule germinali. Questa diagnosi quindi ci chiude la possibilità di una gravidanza per vie naturali perché non abbiamo proprio gli spermatozoi, non perché prodotti e non arrivano all'esterno, ma perché non vi sono proprio le cellule germinali, non abbiamo la parte iniziale dello spermatozoo. Possiamo però lasciare aperta una piccola finestra. Con la microtese, queste tecniche di prelievo con la chirurgia microscopica e di materiale nei tubuli seminiferi potremmo in effetti trovare delle cellule germinali utili per una fecondazione assistita. Per cui la diagnosi di sindrome a sole cellule del Sertoli, che si può poi anche accompagnare a mutazioni dell'Y o altre condizioni genetiche, mentre un tempo era un sinonimo di azoospermia e di assenza di possibilità di una gravidanza per vie naturali, oggi grazie a queste nuove tecniche non è detto che corrisponda effettivamente a un'assenza di maternità o a un'assenza di paternità, a parte le possibilità eterologhe. Quindi volevo spendere due righe perché è poco descritta come sindrome nei vari blog e informazioni che troviamo online, non è affrontata perché è troppo tecnica, ma è giusto che l'utente a cui viene fatta una diagnosi di sindrome a sole cellule del Sertoli sappia cos'è, sappia perché si chiama così e sappia che non tutte le speranze sono perdute. Con questo vi saluto, vi auguro, visto l'orario, una buona notte e ci vediamo nel prossimo video.